domani un altro derby, uno dei tanti di questo girone, contro la Vesta, fare un di coda, ma occhio appunto ai cali di tensione come è successo con il Foggia. Ma noi affrontiamo questa partita come abbiamo affrontato tutte le partite fino a oggi, con grandissimo rispetto per l'avversa normanna e anche consapevolezza della nostra forza. Sono tranquillo perché i ragazzi hanno dimostrato nell'approccio a tutte le partite di aver capito che partite facili non esistono, soprattutto in un campionato così equilibrato e così agguerrito. Quindi da questo punto di vista sono sereno. Ripeto, grandissimo rispetto per l'avversa normanna, però anche consapevolezza della nostra forza, e quindi andremo lì a giocarcela come abbiamo fatto fino ad oggi, cercando di fare una grande prestazione, che è quella che a me interessa, perché poi il risultato è una diretta conseguenza della prestazione. Mister, però in relazione a quella mezz'ora di blackout contro il Foggia ad inizio ripresa, cosa ha detto alla squadra in settimana? Quello ormai è il passato, noi il passato non interessa, a noi interessa la Vesta Normanna, che ripeto è una partita molto difficile, noi siamo tutti quanti proiettati sulla Vesta Normanna, quello che è stato prima ormai è stato, dobbiamo pensare al presente e vivere solo di presente. Non ci sarà la camera per squalifica, la moglie che l'abbiamo perso per due settimane per quell'espulsione, ha in mente qualche novità, perché vedendo un po' la mente di stamattina abbiamo visto Jefferson che non si è allenato e vabbè, ci attendiamo qualche altra modifica, perché a centrocampo bisogna sistemare la situazione. Ma la società mi ha messo a disposizione un organico importante, un organico molto forte, siamo in 26, mancano due giocatori importanti, Gammone e la camera, che stanno facendo benissimo come del resto tutti quanti gli altri, ma come dicevo prima ho un organico tale che mi permette di poterli sostituire, e chi li sostituirà sicuramente farà la sua parte alla grande. In tal senso potrebbe anche esserci spazio per qualche minuto per le Viglie, oppure l'esordio di Polak e le Viglie è rimandato alla partita di Coppa Italia infrasettimanale? No, loro sono a tutti gli effetti disponibili, sono convocati, quindi vuol dire che sono come gli altri a disposizione, e se riterrò opportuno li farò giocare dall'inizio o in corsa. Guardando un po' ecco, il campionato che sta disputando la Vesta, quindi la diretta concorrente ecco, di domani, è una squadra che riesce a segnare, non è che ne segna pochissimo, il problema è la difesa che invece ne incassa tanto, e poi fra l'altro c'è un uomo che è il più pericoloso di Vena, lei ha studiato qualcosa ecco, per bloccarlo? Ma ripeto, è una squadra che ha anche una buona organizzazione, ha delle buone individualità, come dicevi tu, De Vena è un attaccante importante che ha fatto gol. Però, come ho sempre detto, noi abbiamo grandissimo rispetto degli avversari, però poi abbiamo anche un'identità nostra e noi andiamo lì a sempre a cercare di fare la partita come abbiamo fatto fino ad oggi, senza snaturarci, con grande rispetto, ma senza mai snaturarci. Mister, scusi, ad Aversa stanno facendo un po' di, chiamando il pubblico alla grande prestazione per la squadra di domani, insomma c'è una chiamata alle armi per la partita di domani. Lei teme un po' il clima o crede che il clima non è importante? Visto che è un campo un po' più piccolo anche rispetto a quello della Juve Stabia, i tifosi sono molto vicini come a Castellammare, insomma c'è questa situazione anche di appunto di ad Aversa stanno chiamando i tifosi alla grande sfida di domani per loro. Che per loro sia una partita molto importante è fuori dubbio, perché le partite sono sempre meno e i punti quindi a disposizione sono sempre meno, ma come è importante per loro è molto importante per noi. Per quanto riguarda la situazione ambientale non ho nessun tipo di problema, perché i miei ragazzi hanno dimostrato di essere forti, di avere carattere, di avere personalità, quindi quello non è una cosa che mi preoccupa. Noi, ripeto, dobbiamo solamente andare lì e pensare a fare quello che sappiamo, a cercare di fare una grande prestazione come abbiamo fatto fino ad oggi. Mister, finora 3 derby, 3 vittorie, Caserta, Padania e Ischia. Adesso la Juve Stabia è attesa da altri 3 derby consecutivi. Se dovesse essere confermato questo trend, sarà lecito sognare? Ma ogni partita ha storia a sé. Quelle che sono state prima e passato, quelle che sarà il futuro, mi dispiace ripetermi, ma noi in questo momento pensiamo solo alla Vesta Normanna. Il ragionare così a oggi ci ha portato a essere dove siamo, ci ha portato dei risultati,
quindi noi dobbiamo solamente vivere alla giornata cercando di ottenere sempre il massimo di domenica in domenica con personalità, con convinzione, come questa squadra ha dimostrato di avere. Un'ultima domanda per me, in città si parla di rumors di un Casetta nervoso dopo l'allenamento di lunedì, di qualche piccolo problemino con lei, ci può spiegare un po' questa situazione? Fabio è il mio capitano, è il capitano della mia squadra, è un giocatore straordinario di personalità, è solamente, come ho sempre detto e come dirò sempre, un valore aggiunto. Un'ultima domanda anche per me, la sua mentalità vincente è palese, si vede anche nel fatto che per esempio contro la Lupa Roma 1-0 ha inserito Ripa e Ripa ha segnato il gol del 1-0. Ad esempio contro il Foggia ha tolto un difensore Jefferson, ha messo Guido Gomez e per poco Gomez non pescava fuori il jolly, insomma. Però questa mentalità vincente si scontra col profilo basso che cerca di tenere, ad esempio nei confronti della stampa o in generale quando si esprime. Ma questo forse è proprio il segreto dell'alchimia che si sta creando nel gruppo. Cioè, nel senso, ambizioni, voglia di vincere, ma guai a montarsi la testa. Perfettamente. Io sono uno molto ambizioso. In tutte le cose che ho fatto ho sempre cercato di ottenere il massimo. Però so anche per esperienza che per ottenere il massimo bisogna sempre rimanere umili. È quello che oggi i miei ragazzi hanno capito e per questo motivo siamo ambiziosi, siamo consapevoli, ma siamo anche molto umili e molto rispettosi di tutti gli avversari.